Che razzista che sei. Io sono razzista contro i razzi. Dimmi, ti piacciono i razzi? Oh sì, sbagliato! I razzi sono un tentativo dell'uomo per far abitare le persone nel cielo. Io le ho... In realtà sì, io con quel video voleva parlare del suo odio per le missioni spaziali. Solo che non poteva farlo perché sennò poi loro gli sarebbero andati contro e avrebbero occultato la sua intera vita. Loro? Quelli del 5G? È tornato il cubano, colombiano, talebano. Ma è di intrattenimento questo? Più di te che non sai disegnare. Allora, intanto è tuo, quindi questa cosa chiedi a te stesso. Allora, Mad, mi stai sfidando? Mi stai sfidando? Ah, vuoi fare adesso una sfida di disegno? La facciamo adesso. Apri Photoshop. Sfida. Apri Photoshop. Adesso la chat deciderà cosa dobbiamo disegnare. Avremo 5 non minuti posso. Di tempo. Che vuol dire non puoi? Sto a lezione. Come stai a lezione? Ma sei un animale! Giulia, facciamo una sfida di disegno. Partecipo anch'io via Paint. Signori, gara di disegno. Deve essere fatto bene. Abbiamo 5 minuti, quindi quanto riesci? Facciamola. Ma io non posso! Quindi lo fai da solo perché. No, lo faccio con Giulia perché tu sei inutile. Io lo avrei fatto se non fossi stata a lezione, però mi lagga. Io l'avrei fatto se non fossi stato per quegli stupidi mocciosi, quello stupido cane. Un peo selvatico, un gatto calamita. Un gatto calamita, va bene? Sei pronta, Giulia? Gatto calamita, va bene. 3, 2, 1, via. Ho finito il tempo, io non sto continuando, okay. Giuro. Signori, io ho finito, il mio lo potete vedere. Io lo mando per l'ultimo perché il mio deve essere proprio la ciliegina sulla torta. Dai, su, mandate. Su. Un secondo. Su. No, non c'è, mi sono fatto. Su, sono tutti in hype per vedere i risultati. Chi sarà il vincitore di questa sfida? Io l'ho disegnato a mano. Chi? Qua abbiamo l'immagine di Mad, che sembra... Cioè, ci siamo tutti copiati. Per... Questo è Porygon, hai disegnato Porygon? E poi riconzeta. Anche le calamite, quelle dei Geomag. Esatto. Attenzione, quello di Giulia è molto carino. Ok, è il momento del big reveal. Quello di Giulia è molto cute. Però in realtà sembra un gatto. Un gatto è presente tipo i pupazzi di Toy Story su cui fanno gli esperimenti. Che gli ha attaccato la calamita, l'ha staccato, gli ha fatto cosa. Fa vedere il vincitore. È morto. Hai fatto Magnemite, sei un idiota. Va bene, questo è quello dei Kichunken. Aspettate, fatemi ritagliare un po' di robe così che Kichunken non sa salvare in PNG a quanto pare. Ho fatto uno screenshot, non rompere le palle. Lo ruotiamo pure. Che non ha salvato in PNG neanche. Ma infatti sì, perché io non so salvare in PNG, poi c'è lei che è tutta quella professionale. Non è. Perché io almeno ho disegnato bene. È proprio un simp, peo. Chi ha fatto il miglior gatto calamita? Il mio è un po' cattivo di gatto calamita. Qualcosa mi dice che vince chi su. Sei fan di Hollow Knight. Sì. Anche a te la testa del gatto di Peo ricorda un design Hollow Knightoso. Cioè c'ha pure gli occhi arancioni. Soprattutto la pizza. L'infezione, là. No, poi. Stavo pensando a Hollow Knight, devo dire la verità. In realtà vince Kisuko. Infatti mi sa che ha vinto Kisuko. Ha vinto Kisuko, signori. Parte adesso la prossima sfida. E questa volta Maddy Wolfie ci promette di impegnarsi. Maddy Wolfie. Posso comunque... farlo su carta, non posso... Ah, fallo però bene su carta. Un Kisuko con la mitraglietta. Sai che non mi dispiace un Kisuko con la mitraglietta? Ma io non so neanche... Anche come è fatto, quindi. Come la sua immagine di profilo. Tutti pronti per fare un Kisuko? No. Con mitra. Ma come? 3, 2, 1, via. Lo farò molto drammatico come disegno. Non so perché il mio Kisuko sta piangendo nel mio disegno. No. Tipo spara, tipo perché hai ammazzato mia madre? Ah! Eccolo qua, lo sentite tutti il timer? Fermi tutti, su mani, le mani, in mani in aria, pasticceri. Ecco, arriva. Canzone antivirus. Che cazzo è? Insomma, non ho più fatto. Voi la sentite bene la musica chat, se no sembro un idiota. Ok, ecco il mio Kisuko mitraglia. Oh mio Dio, mi sa che vinci di nuovo. Il mio è girato però. No, in realtà vinco io. Mi sa che vinci di nuovo, lo sai? È riuscito a fare... Ma l'abbiamo fatto praticamente identico. Anche con me mi sa.
Abbiamo fatto tutti uguali. L'abbiamo fatto uguale tutti col Gatling. Non ci credo. Perché l'hai fatto Maddie Wolfie con questo corpo? Cioè, Maddie Wolfie ha fatto il corpo e questo è un quadrato, tipo le carte di Alice nel Paese delle Meraviglie. Così. È perché è la cosa più semplice che mi viene. Così l'ha fatto. Volete, è ora di vedere la versione. Ah, aspetta, non ho visto quella di Peo. Ma chi è? Quella è Giulio, non sono io. Sei tu molto incazzato, su. No, i capelli sono quelli tanto di Giulio. Tanto io ho un déjà vu. Dai, è tempo di mettere la versione definitiva. Ma vai a cagare! Ci ho messo anche una citazione di cultura. It's time to kick. It's time to kick a gun and chew us and I'm out. Che declino, che declino. Tre mani basse. Il declino. Potete battere il meme. Ecco, guarda come salgono i voti a cui. C'è una citazione di Duke Nukem. Che è It's time to kick ass and chew gum and I'm all out of gum. Solo che già sto tizio ha fatto la versione paint. It's time to kick gum and chew ass and I'm all out of ass. E si chiama Dick kick him. Ma il tuo è palesemente superiore, cioè. Hai fatto in tempo a fargli la sigaretta, però, no? Cioè, gli ho fatto una sigaretta e gli occhiali, non vedete? Signori, invece chi chun che ciuf ciuf? Rip, io faccio schifo. Voto mezzo per pena, Rip. Penso sia peggio. Cos'è esatto. Peggio, non ricevere nessun voto o riceverne uno solo e sapere chi è? Signore, vice Kachunken. Zero, perché ti spro. La poll ha vinto esatto. Kachunken. Cioè, nella poll definitiva vince Kachunken. È così che ci si allena, Matt. Ti ricordi un disegno al giorno per mio figlio? Mi davo massimo un quarto d'ora di tempo per farli. Un ottimo allenamento. Io non ho un figlio da cui fare un disegno al giorno. Ultimo round. Signori, disegniamo ora, è stato suggerito in chat, un pollo ninja. Oh, è finito il tempo! Questo disegno è bello, intelligente, affascinante, simpatico, modesto, famiglia perfetta, fortunato, entusiasta, amorevole, talentuoso, empatico. Grazie, Picaro, grazie, anche se non penso che terminerò di leggere il tuo infinito messaggio. Non hai colto la citazione, quindi. No, di chi era? Il trono del Mori. Ah, pensate. Signori, perdonate la lentezza dei miei compagni disegnatori, di cui a quanto pare il migliore... Il miglior disegnatore di oggi è Kachunko. Come al solito quello di no, Giulia è super puccio, no, carinissimo. La domanda è mia perché fa schifo. Cioè io ci ho provato a farlo in pochissimo, non ce la faccio. Fanno sempre no, lo devi mandare. Lo devi mandare, sono le regole. Il mio è arrivato. Che palle, ma il mio fa schifo. Guarda Kachunko. Ma gli hai fatto pure lo sharinga. Io me ne vado. Cioè gli hai fatto la sharinga. Io ho fatto la tecnica della moltiplicazione del corpo. La volevo fare ma non c'era tempo. L'ho mandato, aspetta. Che palle. Basta, non so fare le cose in così poco bocciato. Tempo mi escono male, io ho bisogno di tempo, ho bisogno di guardare delle immagini per farli bene, non riesco a farlo così. Ma sai perché Maddie Wolfie? Perché ti manca l'allenamento, Giulia, che per esempio lo so, Madonna Santa, qua la gente che mi ci ricordi Kagebushi, dai su per favore, si capisce Kagebushi, scusate dai. Allora signori, parte il poll. Qual è il pollo migliore? Cosa devo vedere? Cosa? Stai calmo, guarda che questo video dopo lo vedete tu e fuori di testa tua. Devo fare un meme, vai su boss chat. Sì. Ci sei? Sì. Kokobushi no jutsu. Vai a cagare, dai. Sta moltiplicando, no! Ah! The fuck you say to me, you little shit! Sta vincendo il mio a pari? In realtà siamo pari con Kisuke. Non l'ho appena sorpassato di un voto. Il primo l'ha vinto Giulia. Il secondo l'ha visto Kisuke. L'ultimo l'ho visto io. Quindi non ci sarà neanche uno spareggio. Bene, dopo questo sfogo. I meriti per aver votato Mad sono che l'hai fatto sentire peggio. Congratulazioni. Perché so che l'unico voto che ha ricevuto è di compassione e pena e tristezza. Mad Wolfie, ci sei? Mad? Mad? Ok, con questo video siamo riusciti a deprimere una persona, signori.